Continuiamo ad approfondire le onde stazionarie. Abbiamo visto prima che un'onda stazionaria si forma dalla sovrapposizione di due onde armoniche, una progressiva e una regressiva, onde identiche che si propagano nello stesso mezzo, come per esempio nel caso di due altoparlanti che emettono onde sonore identiche in fase, come abbiamo appena visto. Però le onde stazionarie possono propagarsi anche in una corda, di una data lunghezza L, come si vede in questo video, dove questo ragazzo, fa oscillare una corda, su e giù e si vede che si formano dei nodi, tipo questo e quest'altro. In particolare qui ci sono 1, 2, 3 e 4 nodi che sono punti che non oscillano e ci sono un antinodo qua, ecco, un antinodo qua, un altro antinodo qui e un altro antinodo qua. Quindi sono 3 antinodi e 4 nodi. È la stessa situazione che si verifica in questa molla, dove vediamo appunto 1, 2 e 3 antinodi e 4 nodi. Ma i nodi e gli antinodi possono essere anche molti di più, come si vede in questa corda che viene fatta vibrare, e qui gli antinodi sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dunque, come si fa a creare un'onda stazionaria con un certo numero di nodi e antinodi, per esempio in una corda o in una molla di lunghezza fissata e vincolata agli estremi? Dove sono l'onda armonica progressiva e quella regressiva che si sovrappongono dando origine all'onda stazionaria? L'onda progressiva viene generata muovendo su e giù a sinistra la molla, quindi si genera questa onda armonica che si propaga verso destra. Poi l'onda regressiva invece è generata dalla riflessione dell'onda progressiva sul nodo finale, sulla parte bloccata, quindi l'onda si ribalta e torna indietro e quindi interferisce questa onda regressiva con quella progressiva che viene continuamente creata. Ecco quindi da che cosa origine l'onda regressiva. È la riflessione dell'onda progressiva. Queste due onde interferiscono, una va verso destra, l'altra va verso sinistra, quindi l'onda prodotta e l'onda riflessa indietro interferiscono e danno luogo all'onda stazionaria. Però non è che tutte le frequenze di oscillazione che uno imprime con la mano qui sono buone per creare onde stazionarie, soltanto alcune frequenze sono buone. Adesso dobbiamo scoprire quali sono le frequenze buone per fare le onde stazionarie. Facciamo quindi un esempio concreto: la molla o la corda si allunga 1 metro. La prima onda stazionaria che possiamo generare in questa corda è quella che ha un solo antinodo, che quindi oscilla così sopra e sotto. È questa. Questa onda, la prima onda stazionaria, che ha un solo antinodo, che è questo che oscilla su e giù qui al centro, è chiamata primo modo d'oscillazione normale, o prima armonica o armonica fondamentale. Qual è la sua proprietà di questa onda armonica fondamentale? È che la sua mezza lunghezza d'onda, questa è mezza lunghezza d'onda perché l'altra mezza lunghezza d'onda dobbiamo immaginarla proseguire di qua, quindi la sua mezza lunghezza d'onda è lunga esattamente 1 metro, cioè come la lunghezza della corda che chiamiamo L. Di conseguenza la sua lunghezza d'onda, che prosegue idealmente qua giù, è lunga 2 metri, quindi è lunga il doppio della corda. Dunque, per realizzare questa onda stazionaria dobbiamo generare un'onda di lunghezza d'onda 2 metri. Se la lunghezza d'onda non è quella, questa onda stazionaria non si può produrre. Ma come facciamo a produrre un'onda di lunghezza d'onda 2 metri? Dipende dalla frequenza con cui noi facciamo oscillare, quindi noi possiamo regolare con la mano la frequenza giusta. Regolando la frequenza, poi dobbiamo fare in modo che la lunghezza d'onda sia 2 metri. Infatti, noi sappiamo che c'è una relazione, è la solita relazione tra la lunghezza d'onda e la frequenza, è la formula della velocità dell'onda. Cioè, la frequenza dell'onda è la velocità diviso la lunghezza d'onda. Ora immaginiamo che la velocità dell'onda, delle onde lungo questa corda sia di 200 metri al secondo.
che è un valore ragionevole. Del resto la velocità delle onde lungo la corda la possiamo regolare tirando più o meno la tensione della corda. Comunque, immaginiamo che sia una velocità di 200 metri al secondo e questo per tutte le onde che corrono su quella corda, perché appunto sappiamo che la velocità di un'onda dipende soltanto dalle caratteristiche, in questo caso, della corda. Dunque, la domanda è: con quanta frequenza noi dobbiamo far oscillare la corda su e giù, la molla, affinché, sapendo che la velocità delle onde è 200 metri al secondo, affinché si formi un'onda di lunghezza d'onda di 2 metri, applicando la formula che abbiamo appena detto, quindi frequenza uguale velocità su lunghezza d'onda, F uguale V su lambda, dobbiamo fare la divisione 200 metri al secondo diviso 2 metri, V su lambda, e quindi viene 100 Hz. Ecco che quindi questa è la frequenza giusta che noi dobbiamo imporre, imprimere dall'esterno con la mano, 100 Hz dobbiamo imprimere a questa molla facendola oscillare su e giù. Quindi se noi gli diamo 100 Hz di frequenza si forma un'onda lunga 2 metri e quindi formiamo l'armonica fondamentale, cioè il modo fondamentale di vibrazione normale. Successivamente vogliamo generare il secondo modo di vibrazione normale, quello che ha due antinodi, quindi due punti di oscillazione, che sarebbe questo, è questo qua. Quindi ha un antinodo qui, un antinodo di qua e ha anche tre nodi, 1, 2, 3. Come facciamo a formare questa onda? Dobbiamo realizzare un'onda che ha una lunghezza d'onda stavolta di 1 metro, cioè pari alla lunghezza della molla. Per avere una lunghezza d'onda di 1 metro dobbiamo sempre regolare la frequenza, quindi noi possiamo regolare la frequenza dall'esterno. Allora, qual è la giusta frequenza che genera onde lunghe 1 metro? Sempre applicando la formula di prima, frequenza uguale velocità diviso lunghezza d'onda, F uguale V su lambda, troviamo che questa frequenza deve essere di 200 Hz, cioè deve essere la frequenza doppia rispetto a prima. Questo del resto è logico perché dal momento che tutte le onde, indipendentemente dalla loro frequenza, corrono lungo la molla con la stessa velocità, se noi vogliamo due fronti d'onda, due creste più ravvicinate di prima, perché devono essere ravvicinate 1 metro anziché due, allora dobbiamo produrre il secondo fronte d'onda in un tempo più breve. Quindi dobbiamo produrre non più 100 oscillazioni al secondo, 100 Hz, ma se vogliamo dimezzare la distanza fra le creste, dobbiamo raddoppiare la frequenza, cioè produrre fronti d'onda più ravvicinati nel tempo, che quindi saranno anche più ravvicinati nello spazio quando si vanno a propagare. Dunque dobbiamo far oscillare la molla a 200 Hz, il doppio della frequenza fondamentale. Poi vogliamo realizzare il terzo modo di oscillazione normale, quello che ha tre antinodi. E come facciamo? Di nuovo regoliamo la frequenza e la dobbiamo regolare del valore opportuno affinché la lunghezza d'onda stavolta sia i 2/3 della lunghezza della corda, quindi 2/3 di metro. Perché 2/3? Perché vediamo da questa figura che in 1 metro, che è la lunghezza della corda, della molla, ci sta una lunghezza d'onda e mezza. Quindi ci stanno tre mezze lunghezze d'onda. Eccole qua, una, due e tre. Quindi andiamo ad applicare sempre la stessa formula di prima, F uguale V su lambda, V è sempre la stessa, 200 metri al secondo, non dipende dalle caratteristiche dell'onda, ma solo dal mezzo, e troviamo una frequenza di 300 Hz, quindi una frequenza tripla della fondamentale. Allora, riassumiamo quanto detto fin qui. Innanzitutto non è che qualsiasi frequenza io impongo alla molla come vibrazione, lì si forma un'onda stazionaria, questo assolutamente no. Soltanto alcune frequenze sono adatte per creare l'onda stazionaria. Le frequenze adatte le ricavo chiedendo che le lunghezze d'onda siano adatte. E le lunghezze d'onda adatte sono quelle che nella lunghezza della corda ci sia mezza lunghezza d'onda, oppure ci siano due mezze lunghezze d'onda, quindi una mezza e un'altra mezza, quindi o una mezza lunghezza d'onda, oppure due mezze lunghezze d'onda, oppure tre mezze lunghezze d'onda, perché bisogna sempre rispettare la condizione dei nodi agli estremi. Quindi soltanto con un numero intero di mezze lunghezze d'onda, quindi o mezza o una,
cioè o una lunghezza, o una metà, o due metà, o tre metà, o quattro metà, comunque un numero intero di mezze lunghezze d'onda, un numero intero di metà. Soltanto con questa condizione si avranno rispettati i nodi, cioè gli estremi devono essere punti che non oscillano. Allora, la condizione è che nella lunghezza L della corda ci sia un numero intero di mezze lunghezze d'onda. Se l'onda non ha una di queste lunghezze d'onda giuste, cioè questa condizione, non può generare un'onda stazionaria. Nel nostro esempio L è 1 metro, quindi ricavando la lunghezza d'onda viene lambda uguale 2L fratto N. E quindi le lunghezze d'onda sono per l'armonica fondamentale 2 metri, per la prima armonica, la seconda armonica 1 metro, l'armonica successiva, quindi la terza armonica 2 terzi di metro e così via andando avanti. Per generare onde di queste lunghezze d'onda precise, quindi 2 metri, 1 metro, 2 terzi di metro e così via, la persona che fa oscillare la corda o la molla deve dare delle giuste frequenze, quindi non tutte le frequenze vanno bene, ma le frequenze che si calcolano attraverso la formula F uguale V su lambda. E queste frequenze sono 100 Hz è la frequenza giusta per produrre onde di 2 metri, 200 Hz produce onde di 1 metro, quindi produce la seconda armonica, 300 Hz produce la terza armonica e così via. Quindi si vede che le frequenze adatte affinché si instaurino nella corda o nella molla onde stazionarie sono tutti multipli della frequenza fondamentale. Se uno fa oscillare la molla con una frequenza diversa da questo set di infinite frequenze, non riesce a generare un'onda stazionaria. Ricordiamo anche che tutte queste onde stazionarie, la fondamentale che è la più lunga, e tutte le altre, che hanno lunghezze d'onda via via decrescenti e frequenze crescenti, comunque viaggiano tutte alla stessa velocità di 200 metri al secondo, lungo la corda. Perché la velocità non dipende dalle lunghezze d'onda e dalle frequenze delle onde che uno produce, ma dipende solo dalle caratteristiche della corda. Ci sono quindi infinite onde stazionarie. Adesso vedremo anche l'animazione virtuale della quarta armonica, quella che oscilla a 400 Hz e che ha la lunghezza d'onda pari a un quarto di molla, quindi un quarto di 2 metri, mezzo metro. Questa è la quarta armonica, si vede che ha 4 antinodi, cioè 4 punti di oscillazione massima. E vediamo anche che nella lunghezza della molla, 1 metro, entrano 4 mezze lunghezze d'onda. Una, due, tre e quattro. Questa simulazione virtuale è fatta particolarmente bene perché rispetta anche la relazione delle frequenze, cioè effettivamente è vero che questa quarta armonica oscilla con una frequenza quadrupla dell'armonica fondamentale, che era questa. Ed è vero che la terza armonica oscilla con una frequenza tripla della fondamentale e così via, la seconda armonica con una frequenza doppia della fondamentale. Questo si può vedere anche così a livello qualitativo. Vediamo che l'armonica fondamentale con un solo antinodo vibra lentamente, ci mette molto tempo a fare un periodo, un'oscillazione completa. Vediamo invece che la seconda armonica già vibra più velocemente, quindi il periodo ta 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 è già più rapido, è il doppio di prima. La terza armonica è ancora più rapida, ta 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 ta, e la quarta armonica sarà ancora più rapida, ta 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 ta. Vabbè. Io mi sono divertito a contare quanto tempo durano 4 periodi dell'oscillazione fondamentale, quindi 1, 2, 3 e 4 e durano circa 6 secondi. Poi ho visto che negli stessi 6 secondi, invece, la seconda armonica, non fa 4 ma 8 oscillazioni, giustamente, perché ha una frequenza doppia. Vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Sono passati 6 secondi.
La terza armonica in 6 secondi invece fa 12 oscillazioni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quando io dico oscillazioni intendo l'antinodo, gli antinodi, e la quarta armonica invece ne fa 16 di oscillazioni, quindi ne fa 4 volte di più rispetto all'armonica fondamentale, che è questa. Quindi in conclusione, non tutte le frequenze con cui uno fa oscillare la molla o la corda generano onde stazionarie, ma soltanto alcune frequenze discrete. Quali sono queste frequenze? Sono quelle che generano onde che hanno le giuste lunghezze d'onda e quindi devono avere la frequenza giusta per generare le giuste lunghezze d'onda. Quanto deve essere la lunghezza d'onda? Deve essere tale che nella corda, che è lunga per esempio un metro, ci stia un numero intero di mezze lunghezze d'onda. Cioè in un metro di molla ci sia mezza lunghezza d'onda, oppure due mezze lunghezze d'onda, oppure tre mezze lunghezze d'onda, quattro mezze lunghezze d'onda e così via. Allora, utilizzando la formula F uguale V su lambda, conoscendo la velocità con cui si propagano tutte queste onde, che dipende, velocità dipende solo dalla corda, e sapendo quali devono essere le lunghezze d'onda giuste, devono essere appunto 2 metri, 1 metro, 2 terzi di metro e così via, allora si possono calcolare le frequenze giuste e si scopre che le frequenze giuste per produrre le onde stazionarie sono tutte multiple della frequenza dell'onda stazionaria fondamentale, che in questo esempio è 100 Hz e quindi tutte le altre frequenze buone sono le multiple intere, 200, 300, 400 e così via fino all'infinito.